Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi vi parliamo di 5 luoghi unici che abbiamo scoperto durante le nostre ricerche. Dobbiamo dire che il Piemonte non lo conoscevamo bene, ma ci ha sorpreso parecchio e quindi fare questo video, escludere un sacco di luoghi, è stato molto complicato. Un'ultima cosa prima di iniziare. Se volete sostenerci nel nostro lavoro, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Così potrete rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi video in uscita. Ora partiamo! La Valle Anzasca ci ha lasciato senza fiato per la sua bellezza. Era la prima volta che visitavamo questa parte del Piemonte e ce ne siamo subito innamorati. Macugnaga è il centro principale della valle. Da qui la vista sulla parete est del massiccio del Monte Rosa è davvero spettacolare. Noi abbiamo scelto di fare un trekking da Pecetto fino al rifugio Zamboni Zappa e ve lo consigliamo moltissimo. Il percorso non è molto difficile, ma fate sempre attenzione al meteo che cambia velocemente, quindi attrezzatevi per bene. Dopo il primo tratto, appena superato il bosco, si aprirà davanti a voi uno scenario incredibile, quasi lunare. Attraversare a piedi il solco lasciato dal ghiacciaio del Belvedere, che negli anni si è ritirato sempre di più, vi darà una sensazione stranissima, o almeno per noi è stato così. Pensare a quanto negli anni questo gigante di ghiaccio si sia ridotto è davvero molto triste. Dopo una prima salita in cresta, l'ultimo tratto è una semplice camminata in piano. Sarete qui circondati da tantissimi fiori colorati, una visione meravigliosa. Si arriva così all'Alpe Pedriola, una delle più vecchie Alpe già indicata nei documenti del 999 e caratterizzata dalla presenza di enormi sassi erratici. Il panorama è davvero mozzafiato e non avremmo più voluto andarcene. Altra cosa da fare assolutamente in Valle Anzasca è conoscere meglio il popolo Valser, che qui risiede sin dal lontano XIII secolo. La Casa Museo di Borca è gestita dalla vulcanica signora Lia, che ci ha appassionato con i racconti della sua vita e sulle antiche tradizioni Valser. Questo museo è una tappa imperdibile se passate da queste parti. Ci sono tantissimi luoghi che non siamo riusciti a vedere in un solo weekend e ci siamo ripromessi di tornare per vivere questa valle con più calma. Le grotte di Bossea sono un insieme di cavità carsiche dalla bellezza davvero incredibile e anche se poco conosciute, noi vi assicuriamo che meritano assolutamente una visita. Si trovano in Val Corsaglia, stupenda e molto verde, attraversata da un fiume dalle acque limpidissime. All'interno delle grotte ci sono alcune installazioni artistiche davvero particolari, come queste lune colorate che vedete. Il Giro d'Anello è di circa 3 km, per un totale di 650 scalini in salita e 650 in discesa. Potete scegliere il biglietto standard a 12 euro, oppure quello con aperitivo dopo il giro in grotta a 17 euro. Attraverserete diverse sale immense in cui sarà difficile rendersi conto della grandezza del luogo che state ammirando. In una di queste potete osservare lo scheletro ricostruito di un orso preistorico delle caverne, che qui viveva migliaia di anni fa. Bellissimo giocare con la fantasia e cercare di scorgere nelle formazioni rocciose personaggi immaginari o animali, che puntualmente la vostra guida vi farà notare. Vi sembrerà quasi di essere all'interno del libro di Jules Verne, Viaggio al centro della Terra. In Val Formazza si trova quella che è stata definita la più bella e la più poderosa tra le cascate delle Alpi. La cascata del Toce, con il suo salto d'acqua di 143 metri, è la seconda in Europa per altezza. Questo spettacolo naturale è visibile in tutta la sua maestosità per alcune ore al giorno, quindi controllate sempre sul sito ufficiale gli orari. Già solo attraversando l'abitato di Sottofrua, la cascata vi apparirà in tutta la sua grandezza e vi lascerà a bocca aperta. In cima si trova un punto panoramico davvero spettacolare, un ponticello di legno da cui potete osservare la potenza dell'acqua dall'alto e contemplare una vista unica sulla valle.
Vi consigliamo anche la breve passeggiata che da Sottofrua vi porterà alla base del salto d'acqua. A pochi chilometri dalla cascata del Toce potete raggiungere la diga di Morasco e l'omonimo lago artificiale dal colore smeraldo. Quest'ultimo custodisce un segreto malinconico. Tra le sue acque si cela l'antico paesino di Morasco, un insediamento valser che tra gli anni 30 e 40 venne completamente sommerso dalle acque della diga, costruita dalla società Edison. Noi siamo stati qui in una giornata piovosa e forse, complice il tempo e la particolare forma delle montagne che circondano il bacino idroelettrico, questo posto per un attimo ci ha riportato alle isole Faroe. Abbiamo fatto il giro ad anello intorno al lago, di circa 8 km, che parte dal paese di Riale. Il percorso è semplice, adatto a tutti, molto rilassante e davvero scenografico. A circa un'ora da Torino si trova un luogo unico dal fascino incredibile. Il Forte di Fenestrelle, oltre ad essere la più grande struttura fortificata d'Europa, è la seconda più estesa costruzione e muratura al mondo, dopo la muraglia cinese. Questo gigante di pietra è stato costruito a scopo difensivo su quello che un tempo era il confine tra Italia e Francia, e la sua storia è davvero interessante. Ci sono tre tipi di visite fra cui potete scegliere, quella da un'ora, da tre o da sette ore. Noi abbiamo scelto quella da tre ore e vi assicuro che sono volate. La nostra guida, Pierpaolo, con grande passione è riuscito a coinvolgere tutti e rendere questa esperienza indimenticabile. Degna di nota è senza dubbio la scala coperta, galleria in pietra formata da 4.000 scalini. Noi ne abbiamo percorso solo un piccolo tratto, ma è stato molto suggestivo. Non vi racconteremo oggi molti particolari su questo luogo, perché vi consigliamo assolutamente di visitarlo e ascoltarne la storia da una delle guide dell'associazione Onlus che gestisce il forte da ormai 30 anni, con grande dedizione. Alla fine del tour, con 15 euro, potete pranzare al ristorante con i piatti tipici della tradizione come le caiette. A pochi chilometri da Fenestrelle si trova Ussò, uno dei borghi più belli d'Italia, un paesino molto bello e intimo, pieno di fiori e murales che arricchiscono quasi ogni casa dell'abitato. Passeggiare tra le sue piccole vie è davvero piacevole. C'è una novità di cui vi vorrei parlare. L'abito che sto indossando mi è stato regalato da Malini, un brand italo-indiano che produce abiti meravigliosi in modo ecosostenibile. Malini mi ha dato un codice sconto per voi del 10% da usare su qualsiasi articolo della loro collezione. Vi lascio tutte le info in descrizione. Con ogni acquisto che farete con il codice SaraPaolo10 sosterrete anche il nostro canale, quindi vi ringraziamo fin da ora. Pochi chilometri dalla città di Biella, sulle Prealpi piemontesi, sorge il Sacro Monte d'Europa, patrimonio mondiale dell'UNESCO che insieme al suo santuario è meta di numerosi pellegrinaggi. Il santuario, dedicato alla Madonna Nera, ha un'architettura particolare, suddivisa su tre livelli, con diverse scalinate per raggiungere i cortili, in cui si trovano la vecchia basilica e l'imponente basilica nuova. Finita la visita al santuario, prendete la funivia diretti alla vetta del Monte Mucrone, raggiungibile anche con un trekking di circa 2 ore, seguendo le indicazioni per il rifugio Rosazza. Arrivati con la funivia a 1870 metri di altitudine, il paesaggio è subito spettacolare. Quando ci siamo stati le nuvole erano basse e davano al posto un aspetto un po' mistico. Con una breve passeggiata molto panoramica di circa 20 minuti, si arriva al lago del Mucrone, piccolo specchio d'acqua incorniciato da alte montagne, con l'acqua di un colore verde molto caratteristico. Il lago è l'ideale per fare una pausa e un picnic in altura, un luogo molto bello e rilassante, con una visuale speciale sulle montagne e sulla valle sottostante. Vi abbiamo fatto scoprire qualche luogo che non conoscevate?
Qual è che vi ha colpito di più? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Prima di salutarci, vi invitiamo sempre ad iscrivervi al canale e lasciare un mi piace al video per supportarci. Per chi non lo sapesse ancora, ci trovate anche su Instagram. Vi lasciamo il link al profilo qui in descrizione. Grazie per essere arrivati fino alla fine. Noi ci vediamo tra 2 settimane con il prossimo video di viaggio. Vi aspettiamo. Ciao! Ciao ciao!